Un corteo bello e colorato, quello degli studenti delle superiori aquilane che stamane sono partiti dal polo scolastico di Colle Sapone per raggiungere poi la villa cittadina. Slogan all'indirizzo delle istituzioni, tutte, nessuna esclusa, per chiedere innanzitutto sicurezza rispetto all'edilizia scolastica, certezze sui tempi e tutela del diritto allo studio. Esuli nella nostra città, lo slogan scelto per manifestare, al ritmo di musica e canti, pacificamente e con molta intelligenza. Una battaglia che però per gli studenti deve essere di tutta la città. La richiesta, che purtroppo è la solita, è quella della sicurezza, è richiesta di trasparenza da parte di tutte le istituzioni, a partire dalla provincia dell'Aquila a seguire con il comune. Il nostro bisogno nasce dal fatto che dopo 8 anni e mezzo dal terremoto ritrovarci in una situazione del genere è inenarrabile, e adesso noi quello che vogliamo richiedere, insomma, nello specifico, è anche sapere le tempistiche per quanto riguarda l'ex Optimes, quando verrà trasferito il convitto nazionale Domenico Cotugno lì, e stiamo aspettando delle risposte. Il messaggio che noi vogliamo mandare alla città è diverso: noi vogliamo che questa non sia la battaglia delle scuole, ma sia la battaglia di una città. La situazione del liceo e convitto Cotugno resta la più complicata, con un autentico spezzatino effettuato per poter permettere il rientro ad inizio anno scolastico degli studenti. Anche i docenti hanno scelto di appoggiare la protesta degli studenti ed erano presenti a chiusura corteo con uno striscione. Tutti in piazza a rivendicare diritti sacrosanti e un po' di normalità che a 8 anni dal sisma andrebbe ripristinata, ma non a chiacchiere, in sicurezza. È perché noi docenti del Cotugno abbiamo una situazione diversa da quella degli altri docenti di questa città, fermo restando che il problema della sicurezza delle scuole è un problema di tutti e che magari anche i docenti lo sentono, però la nostra situazione è molto diversa, perché noi siamo una scuola dell'Aquila senza scuola, non abbiamo le mura, noi siamo dispersi su 5 sedi diverse che non sono sedi nostre, perché se fossero 5 sedi nostre si sopporterebbe meglio, ma siamo ospiti di altre scuole, creiamo disagi, abbiamo disagi noi e li creiamo agli altri, perché in realtà siamo ospitati da presidi fantastiche, da colleghi fantastici, ma abbiamo grosse difficoltà.